Bussa già alla porta traviata, diretta da Oliviero De Fabrizis. Regista Giulio Coltellacci. Protagonista Katia Ricciarelli e Gianfranco Cecchele. Questa traviata prima di tutto l'ho trasportata nel primo periodo del secolo, nel primo Novecento, perché mi sembra un'epoca più malata in quel periodo, anche soprattutto non solo per le scene ma per i costumi che mi danno degli atteggiamenti diversi, che un costume di un periodo rigido, imbustato della fine del secolo. Vorrei dire che l'atmosfera della vita di Violetta è più malata di Violetta stessa. Questo mondo a cavallo tra l'abitudine a una certa vita di esteriorità e il lusso e la pruderie che la condizione è espresso secondo me anche dalle movenze, dai gesti che il vestire del tempo da me segnato mi permettono. Ho poi sentito importante la presenza di Parigi. Esso appartiene a quel fascino mistero e giuoco che è l'arena, che condiziona ed ispira. È la Parigi del nuovo secolo. Adesso passiamo in sala dove Katia Ricciarelli e Rolando Panerai ripassano con il maestro Oliviero De Fabrizis il grande duetto del secondo atto. Dalla sala alla scena, in una di quelle magiche notti veronesi dove anche il silenzio diventa musica. Eccoci al primo atto, alla scena delle Zingarelle cui partecipa il coro di Verona, uno dei più preparati d'Italia.